secondo me. Cosa, io sto dicendo che con SEL, attenzione, noi abbiamo sottoscritto a livello nazionale un patto dove c'è scritto che cosa vogliamo fare, c'è scritto che laddove, perché quando governi non sai se sai già tutto prima, laddove ci siano delle decisioni da prendere su cui non c'è unanimità, si sceglie a maggioranza. Questo consente di non riavere la situazione per cui... Però Pinotti, piccoli, per lei piccoli, la TAV va fatta oppure no? Ma certo, io l'ho sempre sostenuto. Chiaramonte va fatta oppure no? La TAV intende la Gronda? La TAV. No, la TAV. Treno ad alta velocità, Val di Susa. Treno ad alta velocità. Va fatto o no? Perplesso. Già iniziamo bene. Posso avere una replica? Beh, come abbiamo detto, abbiamo posizioni in parte diverse su alcune questioni. Ma siete d'accordo al fatto che si decida a maggioranza? La senatrice Pinotti si dimentica una cosa fondamentale del secondo governo Prodi, che direi non è andato molto bene, si dimentica che le liti principali che hanno fatto ridere tutti gli italiani sono state sui famosi Pax Dico, che non si sono mai riusciti a votare perché l'ala cattolica, anche se era una maggioranza... Il governo è caduto su quello. Cerchiamo di ricordare la storia, perché se ci dimentichiamo la storia non potremo mai fare in futuro. E qui Biasotti gongola forte della